Salerno Calcio scortato a Genzano da centinaia di tifosi. Perrone rivoluziona la formazione, in porta Iannarilli, Chirieletti, terzino destro titolare. Alle spalle di Biancolino ci sono Picciollo, Caputo e Barbarisi, con Giacinti e Montervino davanti alla difesa, dove sono confermati Chiavaro, Giubilato e Avaiano. Munar parte dalla panchina, Calori non ce la fa. La prima occasione del match per il Cinzia su calcio d'angolo, Pesoli di testa, mette paura al Salerno Calcio, ma Iannarilli è bravo a rispondere con le mani aperte. Break di Giubilato a centrocampo, poi il capitano Bluganata perde il pallone e commette questo intervento falloso. Diffidato e ammonito, Giubilato salterà la partita contro il Budoni. Ancora Cinzia pericoloso, non scatta bene qui il fuorigioco su Marco De Angelis, che si avvicina all'area di rigore e poi fa partire un destro che però finisce abbondantemente lontano dalla porta, difesa da Iannarilli. Picciollo in area di rigore, il suo cross diventa quasi un tiro, para senza particolari problemi Boccolini. Rimessa di Avaiano, palla ancora a Picciollo che tenta una prima conclusione con il destro, poi rimette il pallone a centro area, la girata di Biancolino finisce fuori. Buon momento per il Salerno Calcio che continua ad attaccare, Montervino per Caputo che decide di andare da solo, serpentina in area di rigore, salta un avversario, ne salta un altro e poi sinistro imprendibile per Boccolini, 1-0 per la squadra di Perrone. Decide ancora un'azione di un singolo, questa volta Massimiliano Caputo che fa festa sotto il settore occupato dai tifosi salernitani. Nel replay rivediamo l'azione di Max Caputo che entra in area di rigore e fa partire questo sinistro a giro che colpisce prima il palo e poi termina in porta. Vantaggio meritato per i Blugranata che sfruttano ovviamente il maggiore tasso tecnico a disposizione. Attenzione però al Cinzia che non ci sta, ancora pericoloso sul calcio piazzato e questa volta è Romagioli a tu per tu con Iannarilli che mette paura al Salerno Calcio che dopo 30 secondi è già dall'altra parte in area di rigore con Picciollo, sinistro però da dimenticare. Calcio di punizione, Caputo, Montervino in area di rigore, viene fermato così da Romagioli, secondo l'arbitro è simulazione e ammonizione quindi per Montervino. Possiamo rivedere nel replay, un contatto sembra esserci stato comunque tra Romagioli e Montervino che forse poi accentua alla caduta. Il primo tempo il Salerno Calcio lo termina in avanti, colpo di testa di Biancolino su cross di Barbarisi, il pallone finisce fuori ad inizio ripresa, cambia il Cinzia, entrano Mammetti e Miciche che saranno protagonisti del match. Dall'altra parte Perrone manda in panchina Barbarisi, uno dei migliori fino a quel momento. Chirieletti poi commette così, fallo su Tommaso De Angelis, ammonizione per il terzino Blugranata. E poi attenzione a Mammetti, dalla distanza Iannarilli attento e gli dice di no. Ancora il Cinzia alla disperata ricerca del pareggio in area di rigore, Michichel destro un po' sporco, palo e poi sulla linea salva Giubilato e Cinzia vicinissimo al gol del pareggio. La squadra di Scarfini non demorde, punizione di Caputi, solo Soletto in area piccola, è un gioco da ragazzi per Michichel mettere il pallone alle spalle di Iannarilli, arriva il gol del pareggio al 17° minuto della ripresa, Cinzia 1, Salerno Calcio 1, ma Michichel è troppo solo in area. Provano a rispondere Blugranata, Caputo pesca in profondità Picciollo che vince un primo contrasto e poi in aria butta così il pallone alle stelle. Ma il Cinzia è già dall'altra parte alla ricerca del gol del vantaggio. Ramdane pesca Marco De Angelis che fa partire questo destro a giro imprendibile per Iannarilli. Il pallone finisce nel set e 2-1 quindi per il Cinzia Genzano che dopo aver pareggiato i conti adesso è addirittura avanti. Perrone mischia le carte, manda in campo Munar al posto di Chiavaro, ma poi il difensore Blugranata fa presente al proprio allenatore che forse sarebbe meglio sostituire Giubilato perché già ammonito e non al meglio della condizione fisica. Così è, infatti esce il capitano del Salerno Calcio e non più Chiavaro ed entra David Munar. Continua l'incitamento dei tifosi salernitani presenti sugli spalti. Rimessa laterale di Avaiano. Caputo in area di rigore viene steso da Romagioli. Secondo l'arbitro è tutto regolare e non viene assegnato il calcio di rigore. Entra anche Gustavo al posto di Picciollo. Perrone si gioca tutto quello che può e poi lo stesso Romagioli stende così Montervino. Questa volta c'è il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Raffaele Biancolino che non sbaglia, 2-2 tra Cinzia e Salerno Calcio, quinto gol in campionato per Biancolino, senza contare la doppietta di Bacoli. Arriva poi anche il secondo cartellino giallo nel finale per Chirieletti, espulso e quindi salterà
insieme a Giubilato la prossima partita contro il Budoni. È Salerno Calcio che termina la partita in 10 uomini, in pieno recupero, ancora Caputo in area di rigore, poteva esserci rigore forse anche qui, l'arbitro però fa proseguire e poi l'azione sfuma nel finale al 47esimo della ripresa, ma Metti sfiora il set, non succede più nulla. Agenzano, Cinzia e Salerno pareggiano 2-2.